Il disegno di legge sulla concorrenza rischia di consegnare alle banche una posizione di preminenza sul mercato immobiliare. È l'allarme lanciato dal presidente nazionale della FIAIP, Paolo Righi, durante un convegno a Genova sulle nuove sfide per gli agenti immobiliari. Permettere agli avvocati di trasferire beni immobiliari fino a 100.000 euro di valore catastale non ad uso abitativo, ha spiegato, potrebbe essere il primo passo verso l'estinzione della classe notarile. Unicredit e Intesa San Paolo hanno già aperto le loro agenzie immobiliari. Se a breve potranno anche fornire gli avvocati, tra virgolette, notai, bene, penso che questo sia un destino molto brutto per i nostri cittadini e per i consumatori, perché la banca diventa padrona, oltre che dei denari, anche delle transazioni immobiliari. Naturalmente preoccupata anche la classe dei notai, come ha spiegato Massimo D'Ambrosio del Sindacato Sociale Notarile. Il governo non sa che cosa effettivamente fanno gli avvocati e i notai, chiedo scusa. Non è una firmetta e via, sono delle molteplici funzioni nei confronti delle parti, nei confronti dello Stato, nei confronti dell'erario che col DDL concorrenza vengono assolutamente meno. Al convegno hanno preso parte anche il deputato del Movimento 5 Stelle, Simone Valente, e il deputato del PD e membro della Commissione Attività Produttive della Camera, Lorenzo Basso, che si è detto favorevole a una possibile modifica del DDL. Devo dire di condividere alcune delle preoccupazioni e credo quindi che ci sarà un passaggio all'interno delle commissioni in grado di modificare il disegno di legge presentato e portarlo quindi in aula con delle modifiche necessarie per garantire sia l'economicità degli atti ma anche il diritto e le garanzie verso i consumatori. In attesa delle modifiche, però, il presidente della FIAIP ha annunciato l'intenzione di presentare un nuovo ricorso all'antitrust contro quella che definisce una distorsione del mercato.